Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui stasera. Oggi è una giornata particolare perché, come avete sicuramente appreso dalla stampa e dal bombardamento mediatico iniziato stamattina presto, Torre del Greco purtroppo è stata oggetto di una nuova, diciamo, di un'indagine che insomma, è proseguita, insomma, siamo arrivati a degli arresti di 14, circa 14 persone stamattina. E noi come Alleanza Solidale, insieme all'onorevole Nello Formisano e al coordinatore Natale Panarello, abbiamo sentito l'esigenza di effettuare questa conferenza stampa al fine di sensibilizzare sia i nostri iscritti, il nostro direttivo e anche l'intera cittadinanza. Per chiarire, insomma, tutto quello che insomma, fare un punto della situazione complicata. Veniamo da poco dalla chiusura, sembrerebbe, della problematica, almeno temporaneamente, della problematica della spazzatura, e ci siamo trovati dopo nemmeno 2 giorni a combattere di fronte a una nuova esperienza, insomma, alquanto traumatica per questa cittadina già fortemente, diciamo, pressata da problematiche importanti. Passerei la parola al senatore per fare, insomma, per darci ulteriori chiarimenti sulla questione oggetto, insomma, della conferenza stampa di oggi. Grazie Patrizia, c'è poco da chiarire. Le vicende sono note ed erano note già nei giorni scorsi perché questa inchiesta è vissuta di pari passo con i commenti cittadini, tutti sapevano tutto. E come in tutte le cose umane si è arrivata anche ad una prima, ma non ultima, definizione della inchiesta in atto. I fatti sono gravissimi. Il reato di associazione per delinquere finalizzata al voto di scambio è un reato aggravato nell'ultima legislatura, è diventato un reato importante. Non credo che tutti l'abbiano capito, sicuramente quelli che sono oggetto di indagine non hanno capito che il reato di associazione per delinquere per voto di scambio è stato innestato sull'articolo 416, che è l'associazione per delinquere di stampo mafioso, camorristico e così via. Quindi per significare e rendere esplicita la portata della previsione legislativa sulla base della quale vi sono stati gli arresti e vi sono ancora indagini in corso. Questo per quanto riguarda l'intervento della magistratura, a cui va il nostro ringraziamento incondizionato, e non avevamo dubbi che fosse così. C'è poi un altro aspetto che riguarda altre autorità. Adesso c'è un consiglio comunale non completo, a due consiglieri comunali è stata inibita la potestà di esercitare la propria attività di eletti del popolo, uno perché subisce un divieto di dimora e quindi non può espletare l'attività istituzionale presso la casa comunale, un altro perché ha gli arresti domiciliari e quindi non. Io invidio chi si definisce calmo e sereno in questa vicenda, queste sono cose che dovrebbero far tremare le vene ai polsi, ma sta di fatto però che un'altra autorità, quella amministrativa, a questo punto non può più ignorare che sia avvenuto ciò a Torre del Greco. E per esplicitare la richiesta che abbiamo già fatto e che faremo in un modo ancora più solenne attraverso la nostra deputata, noi chiediamo al prefetto di Napoli di insediare subito, non oggi, addirittura ieri, una commissione d'accesso al comune di Torre del Greco per verificare, non fosse altro perché questi consiglieri da circa un anno hanno partecipato a tutti gli atti deliberativi del Consiglio Comunale, quantomeno per verificare cosa sia avvenuto, ma soprattutto per accertare l'entità del condizionamento, che oramai si può dire vi sia stato, delle elezioni del marzo dell'anno scorso. Come dicevo prima, e questo è il passaggio sul quale occorre che si registri la volontà delle forze politiche che dicono di voler fare il bene della città,
Noi facciamo intervenire l'unica voce che abbiamo in Parlamento, che è l'onorevole Michela Rosta, che già stamattina ha preso contatti telefonici con la Prefettura di Napoli per chiedere un appuntamento con i dirigenti territoriali per illustrare al Prefetto di Napoli il nostro punto di vista. Ho appreso dalle comunicazioni mediatiche che il Movimento 5 Stelle, che è presente nel Consiglio Comunale ma soprattutto è presente al Governo della Nazione, ha chiesto esattamente la stessa cosa. Addirittura chiede direttamente il commissariamento della città. Io spiegherei a qualcuno che il commissariamento avviene dopo una fase definita commissione d'accesso, che serve a verificare appunto se vi sono le condizioni o meno, e siccome noi siamo garantisti fino alla fine, occorre che vi sia prima la commissione d'accesso che poi tragga le sue conclusioni. E comunque sarebbe la seconda forza politica che chiede al prefetto la stessa cosa che chiediamo noi. Mi sento da Torre del Greco di rivolgere un appello al Partito Democratico, non tanto a quello di Torre del Greco, che ha dimostrato nei momenti importanti di non esserci, ma ai deputati e ai senatori del Partito Democratico, che sono tanti in Campania, affinché non lascino come voce isolata quella dell'onorevole Rostan presso il prefetto di Napoli. Se lo chiedono deputati e senatori dei 5 Stelle, se lo chiede la deputata di Democrazia Solidale, se lo chiedono i deputati e i senatori del Partito Democratico, il prefetto di Napoli non può non provvedere, ma io credo, per le cose che dice il Ministro degli Interni, questa vicenda torrese deve trovare, a parte il rispetto che serviamo fino alla fine sul lavoro della magistratura, che non credo sia esaurito, il prefetto di Napoli non può non intervenire attraverso l'invio di una commissione d'accesso. Questa conferenza stampa serve anche per verificare su questa proposta che abbiamo avanzato noi, o se volete noi e i 5 Stelle insieme, chi ci sta e chi non ci sta. Un conto è che dal prefetto si reghi una o tre o cinque parlamentari, un altro conto è che 20 parlamentari tutti insieme chiedano al prefetto di nominare la commissione d'accesso. Poi rispetteremo fino in fondo il lavoro della magistratura, abbiamo collaborato e collaboreremo per quello che è in nostra possibilità. Noi, a differenza di altri, siamo convinti che, essendo ancora la fase istruttoria in atto, non si può considerare definito il campo delle indagini, e credo di aver letto da qualche parte, proprio qualche ora fa, che gli inquirenti o agli inquirenti sia stata fornita anche l'indicazione addirittura di schede già votate e poi anche requisite dai carabinieri e dalla magistratura che sta indagando, con schede già votate, cosiddette schede ballerine, che alle comunali è più facile in qualche modo veicolare perché non c'è il talloncino che c'era all'ultima elezione che doveva servire per evitare queste vicende, schede già votate con il nome del sindaco Palumba e dei consiglieri. Questa cosa in qualche modo ci fa pensare che la vicenda sia stata più vasta di quella che finora è emersa attraverso gli atti della magistratura. Noi siamo qui, controlleremo, vi informeremo tempestivamente. Un'altra brutta pagina per la nostra città, e in questo caso vi è una sola strada per evitare che la brutta pagina resti nella mente dei torresi o anche di chi da fuori Torre ci osserva. Bisogna girare pagina, bisogna lasciarsi alle spalle. Ho letto il commento di altra parte politica che pure chiedeva la stessa cosa, fatta da un rappresentante che nella precedente giunta era assessore e per il quale su un'altra vicenda vi è una richiesta di divieto di dimora del pubblico ministero per una vicenda relativa agli appalti, rigettata in prime cure dal tribunale e sulla quale il pubblico ministero ha fatto appello, la pronuncia sarà fra qualche giorno. Ecco, questo sarebbe uno di quelli che si erge a censure
ed è uno dei consiglieri comunali in carica che corre il rischio fra un giorno, due giorni, tre giorni, se venisse accolto l'appello del pubblico ministero, di essere anche lui estromesso dal consiglio comunale in quanto destinatario. Sono tante le storie che riguardano questa città, una brutta pagina che soltanto girando pagina, voltando pagina letteralmente, noi riusciamo a far dimenticare per poi riprendere il cammino di una città virtuosa, perché dovrebbe aggrega tutte le potenzialità per essere una città virtuosa. Ringraziamo la stampa presente, perché se non ci fosse la stampa democratica probabilmente i cittadini non sarebbero informati di quel che avviene nel palazzo, in prefettura, in procura, e quindi non sarebbero in grado poi di poter autonomamente valutare da che parte stare. Questa è la nostra richiesta, sulla quale manterremo l'attenzione viva, commissione d'accesso a Torre del Greco, perché bisogna verificare fino in fondo cosa è avvenuto. Qualcosa è già uscito fuori, ma tanto altro deve ancora uscire fuori. Bene, grazie. Passiamo la parola all'altro coordinatore, dottor Natale Panetta. Niente, io volevo concludere rappresentando lo stato d'animo che abbiamo oggi noi di Alleanza Solidale, ma credo lo stato d'animo che hanno tutte le persone per bene di Torre del Greco. C'è sconforto, c'è rabbia nel vedere che Torre del Greco in pochissimo tempo sia salita agli onori della cronaca sempre per fatti negativi. Quindi bene ha fatto l'onorevole Formisano a chiedere una commissione d'inchiesta con la deputata Rostan. Il nostro impegno a Torre sarà quello di lavorare, di accelerare la nostra organizzazione e di portare all'interno di Alleanza Solidale tutte le persone per bene che hanno voglia di far rinascere Torre del Greco. Quindi questo è il nostro impegno, lavoreremo per questo. Ci sono persone per bene che già fanno parte del gruppo, sono iscritti, fanno parte del direttivo. Abbiamo un bel gruppo di giovani che si stanno prodigando. Noi andiamo in quel senso. Noi lavoreremo per portare la legalità a Torre del Greco e per far rinascere la nostra città. Grazie a tutti. Sì, stamattina ci siamo svegliati con questa notizia pessima. Per noi torresi, sia sotto il profilo umano che sotto il profilo dell'immagine, siamo stufi che la nostra città sia sempre oggetto di grandi problematicità e di grandi scandali. È il momento della rinascita, è il momento di uscire fuori. Spero che da questo momento in poi le cose possano veramente cambiare e possiamo trovare più spunti sotto il profilo etico per poter ricostruire una società civile equa che ci rappresenti. Ricostruire appunto una società che rappresenta la città, rappresenta le sue bellezze. Bisogna comunque ripartire dopo un momento del genere. Si aspettava la dimissione del sindaco Palumbo. Un'altra giornata nera che Torre non merita. Cosa doveva fare il sindaco? Al momento noi crediamo che sia opportuno che il prefetto mandi una commissione d'inchiesta per andare a fondo alla questione. È normale che noi come Alleanza Solidale stiamo da tempo lavorando per costruire un qualcosa di importante che faccia rinascere Torre del Greco. Noi abbiamo bisogno di persone che vivono la città, sentono la città, stiano tra la gente e che hanno voglia di fare qualcosa veramente positivo per la città. Si riparte con questa convinzione e si aspettano anche ulteriori sviluppi della magistratura.
Sì, certo, siamo in una fase, diciamo, iniziale, quindi dobbiamo per forza aspettare e vedere quale sarà l'esito dei processi. Insomma, non possiamo, però sicuramente questo è un segnale forte di qualcosa che non va, è evidente. Siamo già in una fase avanzata dove diciamo, sono abbastanza chiare le cose che sono accadute. E, niente, abbiamo bisogno di persone per bene, dobbiamo recuperare questo e l'Alleanza Solidale deve lavorare in questa direzione. Quindi ci auguriamo nei prossimi mesi soprattutto diciamo, di puntare ulteriormente a questa rinascita della nostra città. Si potrebbe anche profilare lo scioglimento del comune. Vediamo, vediamo cosa accade. Certo è che un pochino la palla passa in mano, il pallino passa in mano ai vari deputati. La nostra rappresentante al Parlamento già ha chiesto al prefetto una commissione d'inchiesta. È possibile. Certo sarebbe un altro smacco per la città. Noi non volevamo che questo giorno arrivasse, sinceramente, in cuor nostro lo speravamo, anche se tutti sapevamo che l'inchiesta era in corso, erano mesi ormai che si parlava di questa inchiesta, però tutti speravamo che non arrivasse mai, per il bene della città, per andare avanti. Vedremo cosa accadrà. Noi siamo qui in attesa, logicamente siamo garantisti, aspettando che la giustizia faccia il suo corso. E quindi poi vedremo.